Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. È il giorno del dolore a Varese. Questo pomeriggio i funerali di Valentina Di Mauro, la 33enne, uccisa lunedì scorso dal compagno a Cadorago, in provincia di Como. Vediamo il servizio di Paolo Grosso. Le immagini sono di Roberto Genuardi dell'agenzia Blitz. Il sorriso di Valentina arrivava sempre prima di lei e anche in cielo il suo sorriso l'ha preceduta. Ci sarà tempo per cercare la giustizia. Qui vogliamo ricordare la sua gioia contagiosa e la sua generosità. L'ha detto oggi pomeriggio il parroco di Bizzozero, Don Marco Casale, durante i funerali di Valentina Di Mauro, la 33enne varesina uccisa a coltellate una settimana fa a Cadorago, nel Comasco, dal compagno Marco Campanaro. Funerali celebrati nella chiesa di San Carlo alla presenza dei familiari e di tantissimi amici della giovane. Davanti a una violenza tanto cieca, ingiustificata e inaspettata, ci sentiamo impotenti, ha detto ancora Don Marco, ma oggi chiediamo al Signore di conservarci nel cuore tutto il bene e il bello di Valentina. Fuori dalla chiesa, dopo la disperazione di Mamma Franca, un lancio di palloncini bianchi verso il cielo e un grande applauso. E sentiamo ora le parole del sindaco di Cadorago, Paolo Clerici, che era presente a Varese al funerale. Le immagini sono di Roberto Genuardi. Abbiamo proposto con le associazioni, il comitato dei borghi, gruppi di cittadini, valutare anche con la famiglia, sia per fare un evento, sia per fare un ricordo che sia degno di questa persona, che dia un senso a questa morte che secondo me è una morte di un barbaro vigliacco, perché una cosa così non, la nostra comunità assolutamente non se l'aspettava. E ora la cronaca, il comune di Nerviano si costituisce parte civile nel processo per l'inquinamento alla cava Villoresi. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Luigi Crespi, le immagini sono di Walter Todaro. Il comune di Nerviano è pronto a costituirsi parte civile nel futuro dibattimento penale sul caso della cava Villoresi. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali avevano portato alla luce uno smaltimento illegale di tonnellate di rifiuti avvenuto proprio sul sito di Nerviano. La conferma della decisione di costituzione di parte civile arriva dalla giunta comunale del sindaco Daniela Colombo, che era stata invitata a percorrere questa strada dal circolo locale di Legambiente, fortemente preoccupato per gli sviluppi dell'inchiesta che il mese scorso aveva portato i militari a dare esecuzione a 5 misure cautelari e al sequestro di beni per 16 milioni di euro. Alla fine, ben 26 persone sono indagate oggi dalla Procura di Milano. Secondo le accuse mosse dalla Procura, la cava di estrazione di sabbia sarebbe stata utilizzata per smaltire illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti terrosi e da demolizione edilizia. Già nel novembre 2021 c'era stato un sequestro preventivo dell'area. Secondo gli inquirenti, i rifiuti venivano intombati e riutilizzati illecitamente nel sito. Si parla di oltre 800.000 metri cubi, più di 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti terrosi e da demolizione smaltite illecitamente nella Villoresi. E ora spostiamoci sui monti dell'Ossola, salvato dal soccorso alpino un gruppo di alpinisti inglesi. Vediamo il servizio di Marco De Ambrosis. Un altro incidente in montagna ancora in alta Valle Antrona. Protagonista della disavventura questa mattina un gruppo di alpinisti olandesi, tutti sui 30 anni, che erano partiti all'alba per affrontare la via normale al Pizzo Ondolla. La comitiva aveva trascorso la notte a bivacco città di Varese, intenzionata poi a compiere la salita della montagna simbolo della Valle Antrona. La via normale che porta in vetta non viene definita tecnicamente difficile, ma si tratta pur sempre di un'ascensione riservata a persone preparate e ben equipaggiate, poiché si sviluppa in un ambiente particolarmente severo. Fatto sta che tutto d'un tratto si è verificato un incidente con uno degli alpinisti che è stato colpito al capo da un grosso masso che si è staccato improvvisamente.
Subito è scattato l'allarme, sono state attivate le squadre del soccorso alpino civile di Villa d'Ossola ed è pure stato inviato in quota l'elicottero del 118. L'alpinista, cosciente ma con un trauma alla testa e gravi ferite ad una mano, è stato quindi trasferito all'ospedale maggiore di Novara, in codice giallo. In seguito è stato tratto in salvo un secondo compagno di escursione, in codice verde, per lui solo lievi traumi. Infine, quattro volontari della stazione di Villa d'Ossola del soccorso alpino sono stati ritrasportati in prossimità del luogo dell'incidente per occuparsi del rientro in sicurezza del gruppo dei compagni dei feriti. E sempre in tema di salvataggi, vicenda a lieto fine per due ragazzi che poco prima della mezzanotte si sono tuffati nel Lago Maggiore per una nuotata fino all'Isola Bella, ma non sono tornati indietro e gli amici hanno così allertato i soccorsi. È stata una notte di ricerche da parte di Vigili del Fuoco, dei Carabinieri di Stresa e della Guardia Costiera nelle acque davanti al Lido di Carciano a Stresa. I due giovani sono stati trovati qualche ora dopo dalle squadre dei Vigili del Fuoco appunto sull'Isola d'Elba. Erano stanchi e infreddoliti ma in buone condizioni, una goliardata che poteva però costare cara. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora nell'Alto Valesotto, Monteviasco ancora senza funivia, ma i residenti hanno raggiunto il borgo con l'elicottero. Vediamo il servizio curato da Simone Della Ripa. Monteviasco da sabato ha una trentina di residenti in più, molti di loro sono gli abitanti delle seconde case che non mettevano piede nel borgo tra Vedasche e Dumentina dal novembre 2018, anno in cui la funivia è stata bloccata dopo l'incidente mortale occorso al manutentore. Per salire in vetta è stato utilizzato un elicottero che a più riprese è arrivato alla stazione di Ponte di Piero, ai piedi della montagna, a prendere degli emozionati abitanti che hanno ripopolato il borgo per almeno un mese. Ad organizzare questo speciale trasporto è stata l'associazione di promozione sociale Monteviasco, Borgo e Natura, che ha trovato alcuni fondi, mentre un'altra parte di contributi è stata elargita dall'Unione dei Comuni Lombarda Prealpi. Molta è stata l'emozione all'arrivo, in attesa di vedere al prossimo volo, che è organizzato per il 17 agosto prossimo, altri vicini di casa arrivare lì, dove per 4 anni circa, a dare una grossa mano ai 7 residenti, ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Dumenza. Spostiamoci a Varese, dove oggi è stata presentata un'interrogazione al sindaco sulle condizioni ritenute indecenti delle isole ecologiche interrate. Vediamo il servizio della redazione. Le isole ecologiche interrate? Indecenti. Come quella di Biume Inferiore, da anni transennata e ora colpita anche da Ironia, un cartello che la indica come sito UNESCO. A sollevare il problema delle isole ecologiche a Varese è stato oggi il consigliere comunale della Lega, Stefano Angei, che ha presentato un'interrogazione alla giunta comunale. La situazione viene definita indecorosa e il consigliere della Lega invoca soluzioni urgenti. O il comune le sistema oppure provvede a rimuovere e a ristabilire un minimo di decoro, perché è intollerabile che questa situazione continui a persistere. Le isole ecologiche interrate non sono più utilizzate da anni. A Casciago una serata di fuochi, torno alla festa di Sant'Eusebio, alle 23 sono previsti i fuochi artificiali. Sentiamo servizio di Marco Croci, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Dopo 2 anni di limitazioni e rinvii provocati dall'emergenza Covid, la festa di Sant'Eusebio torna alle origini. In questi giorni a Casciago va in scena uno degli appuntamenti più sentiti dai residenti, ma non solo. Tra bancarelle e fuochi d'artificio, questa festa è sempre stata un evento clou dell'estate alle latitudini varesine. Dopo la serata di ieri dedicata alle funzioni religiose, con la fiaccolata arrivata da Vercelli, dove sono conservate le spoglie di Sant'Eusebio e l'incendio del pallone, oggi la festa prevede bancarelle, banco gastronomico e alle 23 i fuochi d'artificio. Per l'occasione le strade intorno alla chiesetta millenaria saranno chiuse al traffico e buona parte della viabilità di Casciago sarà modificata. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG delle ore 19 domani. Una buona serata.